Un saluto a tutti. Inauguriamo oggi un nuovo canale video sul web, dove la libertà di parola, di pensiero, di opinione sono ancora incontaminate dalla mannaia censoria di chi preferisce la mistificazione delle notizie per occultare la verità storica dei fatti e tramandare così versioni di comodo ben confezionate e articolate al fine di favorire il sonno e il torpore delle coscienze. A volte briciole di verità reale si infilano nelle menti, ma spesso l'oblio le seppellisce, cancellandole dai percorsi della memoria e spazzandole via dai viali dei ricordi. Per comprendere meglio il momento tragico che stiamo vivendo, dobbiamo necessariamente tuffarci nel passato, nutrendo la mente con l'autenticità degli eventi, da adagiare su una piattaforma cognitiva trasparente e lineare, su cui edificare un futuro migliore. Un mondo nuovo è possibile, anche se spesso lo sconforto allunga pesanti ombre di pessimismo sul nostro cammino. Ciò può accadere soltanto se riflettiamo obiettivamente sulla nostra storia recente, superando le barriere della censura imposte dall'arroganza perigliosa del potere, di alcuni comitati di affari che sono impadroniti dalla politica a spese dei cittadini e sottraendola a questi. Aldo Moro sosteneva che la verità illumina e non bisogna mai pentirsi di averla detta. Molti nostri politici hanno sempre preferito e preferiscono ancora manipolare o omettere a proprio piacimento il reale svolgersi di alcuni eventi, perché spesso la verità di comodo favorisce e protegge, come in un globulo impermeabile, sporchi giochi di potere corrotto e clientelare. E a pagare il prezzo di tutto questo sono i cittadini, il popolo, con ininterrotti e devastanti scossoni alle fondamenta della democrazia. Il nostro semplice obiettivo è quello di combattere questo sistema comportamentale, cercando di iniettare linfa vitale in alcuni tessuti atrofizzati della giustizia, della trasparenza e della legalità, provando nel nostro piccolo a spazzare via il marcio che si cela dietro esternazioni informative artatamente confezionate per deviare l'attenzione della gente. Contiamo di dare il nostro piccolo contributo con una informazione giusta e corretta, scevra di censure di sorta, attingendo a fonti documentali autorevoli e a dichiarazioni scritte di indubbia autenticità di pochi coraggiosi scrittori e giornalisti che sono stati capaci di svolgere il loro lavoro informativo con la testa alta e la schiena dritta, fedeli al dovere di lealtà professionale, a dispetto di una folta schiera genuflessa ai voleri politici e padronali, anche se molti vi sono stati e vi sono ancora costretti dal ricatto, favorito da chi è invece emblema del servilismo per vocazione.